Ciao amiche e amici della vostra Gattaluna, eccomi qui. Allora, ho visto proprio oggi su Instagram un delizioso tutorial per realizzare un trucco particolare che si chiama Cloud Skin, cioè pelle di nuvola. Abbiamo già visto la glass skin e altre questioni. Questa invece è Cloud Skin, è un must per tutti gli amanti del finish opaco. Quindi è proprio un po' la risposta di chi ama l'opaco. Io, per esempio, sono tra quelli. Se dovessi scegliere tra un trucco glow e un trucco opaco, io sceglierei quello opaco. Al di là del fatto che si dice le donne di una certa età, insomma, tutte queste cose qua, però il glow, avendo io una pelle mista, non è che mi faccia impazzire. Il tutorial delizioso è fatto la protagonista, la makeup artist che esegue su se stessa questo bellissimo trucco, è Iron Berlitz. Iron Berlitz è una mua italiana, Clara Anastasia. Andate sulla sua pagina, ve la lascio anche qui sotto ovviamente il video, e sulla sua pagina Instagram, non so se abbia YouTube, non ho controllato, dove vi fa vedere per pochi semplici passi con prodotti che sono tutti di Clio Makeup, perché all'interno di quel profilo anche che il video è stato realizzato, quindi c'è lo zampino di Clio Makeup Shop di quel profilo. E quindi i prodotti sono tutti di quel brand. Io userò tutto di quel brand, tranne mi sembra la matita labbra che è di un altro brand, però vabbè, non penso che ciò sia grave. E vediamo come fare questa, che è sostanzialmente è una base, perché si chiama Cloud Skin, nuvola? Perché è soffice, polposo e, come dire, fatta con pochi prodotti, molto molto soft, quindi non è un make-up strong, ma tranne che per il rossetto, però ne potete usare ovviamente anche un altro. Questa è la proposta di Iron Berlitz, a cui faccio i miei complimenti. Innanzitutto è una ragazza molto bella, e questo vabbè, voi direte che ci importa. No, niente, il trucco è per tutti. Però lei effettivamente ha un viso di proporzioni perfette, se vogliamo guardare le proporzioni. So benissimo che ci sono dei visi stupendi, assolutamente sproporzionati. Bene, vediamo un po' i vari passaggi. Io ho qui tutti i prodotti che lei ha usato. Allora, vediamo se c'è la... Mai sentito parlare della Cloud Skin? È Questa è una base viso lei. che dona alla pelle un finish opaco, ma vellutato e morbido, proprio come una nuvola. Si inizia idratando molto bene la pelle, e Eh per sì. questo scopo il serum hub è perfetto, perché... Ah no, però non si può, non si può, non si può. Non si può bloccare una story, se fa niente, però tanto noi ce lo ricordiamo, mi sono scritta qui i vari passaggi. Allora, il primo step che fa lei è quello di una super idratazione. Io ho già fatto in realtà la mia skincare, ma male non fa aggiungere il tonico di Clio My Age But Better, che si chiama, richiama al concetto di pro age, cioè valorizziamo la nostra età, quella che abbiamo, senza rincorrere una giovinezza ipotetica, eccetera. Allora, vediamo subito. Questo è della consistenza, ecco, abbastanza lattiginosa, leggermente rosato. Ok, e mentre lì il video sta andando loop, noi lo mettiamo sul viso. Contorno occhi l'ho già fatto, quindi non applico altro, anche perché non so se si può mettere sul contorno occhi. Controllerò. Ecco, qui abbiamo la nostra applicazione che rende la nostra pelle ancora più vellutata. Sto scherzando, eh. Allora, un bel tonico che ci idrata a fondo, poi lei passa al fondotinta che, ça va sans dire, sarà OML di Clio Makeup, no? Che è l'unico fondotinta sinora prodotto da Clio. Io, come molti di voi sapranno, molte e molte, che io uso il 3.75, che è quello, diciamo, leggermente più scuro, se no c'è il 4, che è un numero in meno.
ma è leggermente invece più chiaro, non so come spiegarvelo. Mi piacciono entrambi, tanto la differenza è veramente minima. Metto sul dorso della mano il pump di prodotto, non ne serve di più secondo me, e con l'aiuto di uno specchietto tutto bello pieno di ditate, diamogli una pulita almeno sommaria, ci spanteghiamo il fondotinta su tutto il viso. Io uso un pennello perché non mi piace spalmare con le mani, dopo tocco le cose, sporco dappertutto, non mi piace. Ecco, qui c'è la complicazione della pettinatura, ma faremo così, abbiate pazienza, perché è molto difficile raggiungere un po' tutti i punti della fronte. Ok, ne metto ancora un pochino qui dove ho le macchie. Ma direi che un pump, comunque tranquillissimi, perché un pump basta e avanza per farvi proprio tutto il viso, tranquillamente. Così, diciamo, questo fondotinta vi dura veramente tanto. Lo dico come cosa positiva, non... ecco. Perché qualcuno vuole che non duri tantissimo le cose perché vogliono poi passare a provare qualcos'altro. Esiste anche questa casistica e noi la rispettiamo, posso anche capirla, soprattutto se uno ha tante cose, gli viene voglia, c'ho quel fondotinta bello bello che volevo provare. Ecco, noi invece lo consumeremo fino alla fine. Io picchietto parecchio, scusatemi, lo so, ci metto un po', ma adoro, perché secondo me lo distribuisce bene anche dentro le pieghe, qualsiasi prodotto. Ok, il fondotinta di Clio secondo me è un buon compromesso tra un prodotto coprente e un prodotto leggero. Sento un capello, ma non riesco a individuarlo. Non riesco a individuarlo, va bene, e l'abbiamo un po' applicato. Poi cosa facciamo? Poi me lo sono scritto tutto, intanto il nostro video sta andando, mettiamo il fondotinta, poi mettiamo un po' di correttore. Il correttore va messo sempre in dosi omeopatiche, perché non è che mettete tanto copre di più, in realtà vi viene un pastone. Io uso lo 07, che è dello stesso colore della mia pelle. Se voglio invece illuminare, non ho tantissima occhiaia, uso lo 04. Uso questo, l'altro lato di questo pennello è molto carino ed è di It Cosmetic, numero 7. Insomma, carino, avete la stesura del fondotinta da una parte e la stesura del correttore dall'altra, ce ne sono diversi tipi, è niente di sconvolgentemente nuovo, però in più ha questo bel colore metallizzato oro. Io l'ho comprato in duo, era un combo con pennello da cipria. Forse ho qua, adesso vediamo se lo trovo, sempre di It Cosmetic ovviamente, ed è questo, vediamo se a volo d'uccello, niente, non lo trovo, va bene. Fatto anche il correttore, sempre picchiettando. Ok, bon. Cosa fa la nostra amica, la nostra bellissima Clara? Correttore, poi sostanzialmente lei mette crostatina, quel bellissimo, eccolo qua, ombretto liquido di Clio, questo crostatina, dove c'è anche una punta di rosso, di rosa, forse anche una punta di coralloso, non saprei spiegare,
in realtà è un ombretto liquido, ma lei lo usa come blush. Vediamo cosa combiniamo. E metterei veramente un cicinin, vediamo cosa succede. E poi adesso sinceramente non mi ricordo se lei lo mette con, se lo mette col pennello o con le dita, non mi ricordo. Vedete che ha una bella resa, tenete presente che è un fondotinta, interessante, no? Uso come sempre il mio metodo di tirar via un po' di colore col nostro pennello per il fondotinta, perché io ho questa tonalità di pelle, non è diafana peraltro, però è molto chiara, per cui ecco, quindi crostatina diventa un colore perfetto che ci dà questo elemento di bon mine. Ok, tiriamo via un po' qui, ecco, l'abbiamo un po' sistemato e abbiamo il nostro blush. Poi lei che cosa usa? Via crostatina. Poi lei usa, mi sembra, la cipria a questo punto. Ok, e usa Clio Set, e cioè quella sua meravigliosa cipria. Io ho il colore più chiaro e poi l'intermedio, Clio Set, che ha questa particolarissima consistenza quasi di finta pelle, ok? Sapete che è completamente smontabile e quando finite la cialda potete sostituire semplicemente la cialda. Quindi per opacizzare maggiormente usiamo un puff triangolare, molto comodo per settare il correttore e anche per settare poi tutti gli angoli del viso. Per le parti ampie si può usare anche la parte più ampia, che è come una specie di, come poi i tradizionali puff contenuti sempre nelle ciprie, che di solito noi non ce li filiamo neanche. Però questo tipo di applicazione rende più opaca la pelle. Ecco qua. Sì, sento un capello, c'è, ma non riesco a individuarlo. Vabbè, tanto non credo che si veda. Ecco qua, l'abbiamo, vedete, ben opacizzata. Non la secca la pelle, tranquillissimi. Se poi vogliamo ulteriormente, così magari nelle pieghe mettere, ecco, con un pennello ampio, così sfumiamo anche un po' il collo. Bene, dopodiché lei usa per gli occhi qualcosa di particolare, cioè una matita e un illuminante, quindi proprio scombiniamo, sparigliamo le carte. Quindi la matita, lei la mette magistralmente, io non so se sono capace, temo di no. Beh, c'è un po' di punta, sì, questa è quella di Clio, la black, la prima, quando sono uscite black e ciocco. Lei in realtà la mette soltanto sull'angolo esterno, mi pare, no, boh, non so, non ho visto proprio bene perché lì è un passaggio in realtà molto veloce. Faccio così, da metà vado su e faccio un po' di codina. Ok, matitonzola, e poi vediamo che succede col nostro amico illuminante che io ho preso. Lei non dice quale colore è, ma credo che sia champagne, il più chiaro. Ha il suo applicatore, con quello mettiamo giù un po' di prodotto, poi credo che lei si aiuti con, o forse col polpastrello, non mi ricordo. Io prendo un pennello e mi aiuto invece con quello a stenderlo, e a dopo con le dita farò anche un po' di sfumatura della matita. Vediamo.
Vediamo cosa viene, se ci piace. Che dite? Per i miei gusti è un po' troppo poco. Ne metterei ancora un pochino, perché i miei occhi già si vedono poco. Un dito pulito a questo. Beh, diciamo che col polpastrello il risultato è superiore. Guardo in giù perché voglio che si asciughi, se no si stampa troppo sulla palpebra. Addirittura potrebbe arrivare sotto il sopracciglio. Poi passo leggermente solo sui bordi. Beh, lei non la fa così lunga perché ha una manualità eccezionale, quindi mi rendo conto che c'è una bella differenza. Ecco, vediamo di stare attenti a non creare troppo così. Poi a lei non fa vedere l'applicazione del mascara, ma io metto un po' di Dark Love di Clio perché mi sembra che sennò proprio i miei occhi non si vedono. Ecco qua, mettiamo un po' ecco, e qui ci siamo ovviamente sporcati, ma questo per me è abbastanza normale. Ok, boh. Dopodiché, fatto questo, ci scateniamo con il rossetto. Tiro via l'idratante, metto la matita labbra, qui ci voleva un rosso secondo me, e quindi metto questo rosso di un rosso chiaro di Kiko. E poi mettiamo il nostro adorato Una Gioia, che è un rosso sbam, come piace a me. Nel Reel la makeup artist usa un rossetto liquido, ma io non... Si poteva, sì, forse lì avevo... Ce l'ho, ma non quello che usa lei, perché lei usa, ve lo dico subito, Instant Crush, mi sembra, sì. Instant Crush. Io non ce l'ho e ho messo questo qui, Una Gioia. Che ne dite? Semplice, abbastanza d'effetto, direi anche piuttosto elegantino, non è patacone per niente, eh? Che ne dite? Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Alla prossima, amiche e amici, mi raccomando, fate quello che vi fa stare bene. Ditemi cosa ne pensate di questo Cloud Skin. Se ne inventano uno al giorno, eh.